Ciao acquaponici e bentornati sul canale. Come avrete già letto dal titolo, oggi andremo a vedere come gestire un impianto acquaponico d'inverno, in particolare all'interno di serre non riscaldate o, come nel caso qui alle serre kilowatt, in uno spazio completamente all'aperto. In particolare andremo a vedere come gestire lo specchio d'acqua e naturalmente anche tutto quello che riguarda la coltivazione delle nostre piantine. Detto questo, andiamo a vedere subito come gestire il laghetto. Ma che bella felpa che hai, Giamma! Dov'è che l'hai presa? Guarda che c'è l'opzione magica che batte il cuore. Lì batte un cuore forte. Per quanto riguarda la gestione dello specchio d'acqua, innanzitutto è importante garantire una buona movimentazione appunto dell'acqua, in particolare della superficie, in quanto questa movimentazione farà sì che in inverno, quando la temperatura dell'aria scenderà sotto i 0 gradi, farà sì che non si ghiaccerà appunto lo strato superficiale dell'acqua. Nonostante comunque, se andremo a mettere in particolare carpeco e pesci rossi, sono pesci che sono adatti a sopravvivere sotto il ghiaccio anche per 1-2 mesi. Un'altra cosa molto importante da fare quando si avvicina la stagione fredda è quella di pulire il fondo. Questo perché in particolare i pesci durante l'inverno tendono a stazionare sul fondo, e se il fondo del nostro laghetto o del nostro specchio d'acqua è ricco di sostanza organica, qual è il rischio? Che i nostri pesci possano contrarre delle infezioni a livello delle branchie, e quindi onde evitare questo problema è importante appunto fare un'adeguata pulizia del fondo e sifonare. Ovviamente d'inverno cambierà anche il metabolismo dei nostri pesci, in particolare sotto gli 8 gradi, in questo caso riferita alla temperatura dell'acqua, i nostri pesci smetteranno di alimentarsi. Questa temperatura è molto importante perché può capitare durante la stagione fredda che ci siano giornate in cui la temperatura dell'acqua sale sopra gli 8 gradi. In questo caso noi dobbiamo essere pronti a capire il momento in cui i nostri pesci hanno fame, in particolare quando si avvicinano alla superficie dell'acqua e iniziano appunto a cercare del cibo e a brucare i biofilm. In questo caso sarà necessario dare loro un po' da mangiare. Un mangime che noi consigliamo è un mangime molto digeribile, composto da germe di grano della marca dell'Icari. Ed è molto consigliato in quanto appunto, essendo un mangime molto digeribile, i pesci fanno poca fatica a digerirlo, e questo va a incidere positivamente anche sul loro sistema immunitario. Se vi trovate in una situazione come la nostra, in cui non è presente una copertura sopra lo specchio d'acqua che ci permetta di proteggerla dalle precipitazioni autunnali invernali, è molto importante tenere sotto controllo il valore del KH, in quanto d'inverno appunto, a causa di un aumento di queste precipitazioni, questo valore tenderà a diminuire a causa di un'eccessiva diluizione dell'acqua. Quindi noi cosa andremo a fare? Andremo ad aggiungere bicarbonati e carbonati in modo da poter tenere sotto controllo e aumentare questo valore. Ma perché è così importante tenere sotto controllo il valore del nostro KH? Esso ci permette di tenere sotto controllo appunto la capacità tampone del nostro ecosistema, ovvero evita bruschi cambiamenti nel pH, in quanto questi bruschi cambiamenti potrebbero portare a uno stress nei nostri animali e nelle piante ovviamente. E valori di KH da tenere in considerazione, cioè valori ottimali, sarebbero valori tra gli 80 e 100 mg per litro, o per meglio dire anche tra 8 e 10 nella graduazione tedesca. Valori al di sotto dei 50 mg per litro non sono indicati, e in questo caso sarebbe opportuno intervenire integrando appunto con bicarbonati e carbonati. Quindi, ricapitolando, le cose da tenere in considerazione quando abbiamo un impianto outdoor in inverno sono: innanzitutto garantire una buona movimentazione dell'acqua, che in questo caso evitiamo appunto che lo specchio d'acqua si ghiacci, in particolare nello strato superficiale. Secondo, dobbiamo sempre tenere sotto controllo anche il metabolismo dei nostri pesci, in particolare tramite la temperatura. Infatti, come abbiamo detto prima, al di sotto degli 8 gradi i nostri pesci smettono di alimentarsi. E terzo, in caso di elevate precipitazioni bisogna sempre tenere sotto d'occhio il valore di KH, il quale deve sempre rimanere a un range di 80-100 mg per litro. Bene acquaponici, un'altra importante questione da affrontare nella gestione di un impianto acquaponico all'esterno, quindi o completamente all'aperto come in questo caso, oppure anche all'interno di serre in cui non potete gestire la temperatura atmosferica, è la coibentazione delle vasche dei pesci, di raccolta, sistema di filtraggio.
Una coibentazione efficace della vasca ci garantisce una minore escursione termica sia durante il giorno ma anche durante le stagioni. Facciamo un esempio: d'estate, vasca completamente all'esterno dal suolo, come in questo caso, ci troviamo in una situazione che la temperatura atmosferica e la temperatura dell'acqua, di tutta la colonna di acqua, si equivarrà. E così d'inverno, quindi temperatura atmosferica 2 gradi, potenzialmente tutta la colonna d'acqua della nostra vasca avrà una temperatura di 2 gradi. Nel caso in cui invece le nostre vasche fossero coibentate, cosa succede? La terra crea un piccolo cuscinetto, se vogliamo dire un cuscinetto termico, che ci facilita o comunque aiuta a ridurre quello che è l'escursione termica. In particolare, come? Avremo una temperatura superficiale dello specchio d'acqua che si avvicinerà molto, se non sarà identica, alla temperatura atmosferica, mentre scendendo via via più in profondità la temperatura dell'acqua sarà d'inverno più calda, di qualche grado superiore, e d'estate invece più fresco. Questo non è da sottovalutare, perché nella gestione in salute dell'ecosistema, e soprattutto dell'ecosistema acquatico, è molto importante garantire ai pesci d'inverno anche qualche grado in più e d'estate invece qualche grado in meno. A parlare della coltivazione delle nostre piante in inverno. Se siamo in una condizione come la nostra, in cui siamo completamente all'aperto, non abbiamo una struttura di copertura o comunque un ambiente riscaldato, naturalmente la produzione e la velocità di crescita delle piante sarà molto rallentata dal freddo, poiché rallentato sarà il metabolismo delle piante, così come anche degli altri organismi presenti all'interno dell'impianto. Poiché appunto questo video si riferisce a impianti di tipo bistico o comunque domestico, quindi che classicamente non andranno a usufruire di un riscaldamento dell'ambiente, quello che mi viene da consigliarvi per quanto riguarda la coltivazione è di prestare molta attenzione soprattutto alle fasi iniziali del ciclo biologico della pianta, ovvero fase di germinazione e fino alla formazione delle prime foglie vere. Come già detto, la fase in cui le piante sono più sensibili agli stress ambientali, come ad esempio lo stress da freddo, è appunto nelle fasi iniziali del ciclo biologico. Quindi, per questo motivo, sarà buona norma far germinare le nostre piantine in un ambiente protetto, aspettare che si sviluppino le prime foglie vere in condizioni di temperature e umidità adeguate, dopodiché, quando la piantina, diciamo, ha superato questa fase critica, in cui è maggiormente sensibile appunto al freddo, andremo a spostare la piantina all'interno del nostro impianto. Se il sistema di coltivazione utilizzato all'interno del nostro impianto è ad esempio vertical tower, NFT o zattere galleggianti, faremo germinare le nostre piantine all'interno di classici cestelli utilizzati anche in idroponica, riempiti di un qualche materiale. Quello che mi viene da consigliarvi è appunto la fibra di cocco. Quindi andremo a riempire di fibra di cocco il cestello, metteremo i nostri semini a germinare. Naturalmente il tutto dovrà essere umidificato, sia il materiale contenuto nel cestello sia l'ambiente all'interno del quale le nostre piantine si andranno a sviluppare. Perché è importante sottolineare che nelle fasi iniziali di crescita le piante, oltre a volere una temperatura adeguata, quindi mi verrebbe da dire intorno ai 20 gradi dove è possibile, vogliono anche un elevato livello di umidità, che potrà essere garantito, diciamo, grazie alla costruzione di un piccolo semenzaio. Se invece il sistema di coltivazione utilizzato nel nostro impianto è il cosiddetto grow bed, letto di crescita, faremo germinare delle piantine all'interno di dei vassoi alveolati, quelli classicamente utilizzati dai vivai, che allo stesso modo potranno essere riempiti i singoli alveoli con fibra di cocco, dove faremo germinare i nostri semi e dopodiché trapianteremo le piantine all'interno del letto di crescita. Naturalmente, nella scelta delle specie vegetali che andremo a far germinare, andiamo a prediligere specie tipicamente invernali, o comunque che si adattano meglio al clima più rigido invernale. Sicuramente possiamo fare riferimento ai calendari delle semine,
che si trovano facilmente online. Però diciamo mi verrebbe da consigliarvi, così, tra le varie specie vegetali che possono essere coltivate in inverno, abbiamo sicuramente una serie di varietà di lattughe da taglio, abbiamo dei radicchi, abbiamo fave, piselli, che inoltre sono degli azotofissatori, quindi hanno una minore richiesta, diciamo, in azoto, che deve essere presente all'interno dell'impianto. Poi un altro consiglio che mi verrebbe da darvi, proprio perché vi ho già detto che le piante sono più sensibili nelle fasi iniziali di crescita, ovvero germinazione fino alla formazione delle prime foglie vere, un trucchetto che potrebbe essere attuato all'interno dei nostri impianti, soprattutto all'interno di impianti domestici o comunque per hobbisti, ovvero impianti in cui dal momento della raccolta, al momento del consumo, dell'ortaggio, passa davvero pochissimo tempo perché non c'è una lunga conservazione. Quindi uno dei trucchi che potrebbe essere utilizzati è quello di non raccogliere l'intera pianta, ma raccogliere solo le foglie che pensiamo di consumare nel brevissimo tempo, andando a tagliare appunto la foglia nelle parti più basse, appunto nel caso di una lattuga, andiamo a tagliare le foglie più vecchie situate nella parte più bassa della pianta. In questo modo appunto la pianta resterà all'interno dell'impianto e quindi continuerà a crescere, e non ci sarà la necessità di sostituire questa pianta con una nuova piantina che appunto è più sensibile agli stress da freddo. Dunque, all'interno di questo vasetto, come potete vedere, abbiamo messo a germinare delle piantine. Se, come in questo caso, la densità di seme fosse troppo elevata, quindi la densità di piantine fosse troppo elevata, perché magari essendo i semini di piccole dimensioni può facilmente capitare che ti scappi qualche semino in più all'interno del vasetto, e dunque poi ci si ritrova in questa situazione. Basterà selezionare una o due piantine che diciamo preferiamo poiché di dimensioni maggiori, le ci sembrano più sane, eccetera, e andiamo a eliminare le altre piantine con una forbice, senza però andare a tirare su con le mani la piantina, poiché avendo le radici tra di loro intrecciate, facilmente tirando fuori la piantina che desideriamo eliminare andremo a danneggiare le radici della piantina che vogliamo resti nel vasetto. Quindi con delle forbici molto semplicemente andiamo a tagliare alla base le piantine che desideriamo eliminare. In questo modo andiamo a ridurre, diciamo, la competizione per le varie risorse acqua, cibo, luce, e favoriamo la crescita appunto delle piantine prescelte all'interno del vasetto. Dopodiché, quando riteniamo che queste piantine prescelte abbiano raggiunto una dimensione tale da aver superato, diciamo, la fase critica, andremo a inserire il nostro vasetto all'interno del nostro sistema di coltivazione. Come abbiamo già detto, il metabolismo dei pesci e dei batteri, così come anche delle piante, è molto rallentato, quindi i pesci si alimenteranno molto meno, in alcuni casi non si alimenteranno affatto. Questo influirà, diciamo, sul contenuto, diciamo, in elementi nutritivi per le piante presenti in acqua, che tendenzialmente potrà essere scarso o comunque potrà essere minore rispetto a quello che si ha nelle stagioni più calde dell'anno. Per questo motivo, se vogliamo supportare, diciamo, la crescita delle piante, potremo andare a inserire all'interno del sistema del compost tea, come abbiamo già fatto vedere in un altro video di cui vi lasciamo il link qui in giro nello schermo. Dove è possibile, io vi consiglio di prevedere una struttura che protegga il vostro impianto, naturalmente una struttura che permette il passaggio di luce ma che allo stesso tempo protegga l'impianto dalle intemperie, tipo pioggia, neve, eccetera. In più, quello che può essere fatto per proteggere appunto le piante in particolar modo, ma in realtà l'intero impianto dal freddo, è l'utilizzo di dei cosiddetti schermi termici, molto utilizzati nelle serre anche di tipo professionale. Comunque sostanzialmente sono dei teli che evitano che gli oggetti presenti all'interno del nostro impianto perdano calore per irraggiamento verso la volta celeste durante la notte. Quindi questi schermi termici naturalmente verranno utilizzati solo di notte,
poiché di giorno impedirebbero appunto l'arrivo della luce sulle piante. Gli schermi termici, naturalmente, ne esistono di versioni molto professionali e che naturalmente hanno un costo più elevato, però sicuramente saranno schermi termici più efficienti. Però diciamo l'esempio più economico di schermo termico che può essere utilizzato è il classico tessuto non tessuto. Non è sicuramente una soluzione professionale ed efficiente al massimo, però è sicuramente una soluzione più economica e più facile da trovare in commercio. Altrimenti ci si orienta su schermi termici tipo professionale che si possono trovare, diciamo, nei negozi o comunque presso quelle aziende specializzate in sericoltura. Proprio che questo video vi sia piaciuto, ma che soprattutto siamo riusciti a darvi qualche consiglio utile su come gestire un impianto acquaponico d'inverno. Per qualsiasi dubbio o curiosità non esitate a scriverci nei commenti qui sotto. Inoltre ringraziamo Cresi per la nostra tenuta invernale e mi raccomando fateci sapere cosa ne pensate qua sotto nei commenti. Detto questo, noi ci vediamo molto presto con i prossimi video. Ciao acquaponici! A few moments later. Ovviamente non dimenticate che tutte le piantine che andate a eliminare potranno essere utilizzate in cucina come microgreens, ottimi microgreens. Buono davvero. Ah, non l'avrei messo mai in dubbio. Me ne dai uno? No. Com'è croccante, buonissimo. Non lo sai, questo non ci arriva in cucina.